Lei sarà sangue del tuo sangue. Ora unite i vostri polsi e che il sangue di entrambi si mescoli per essere uno solo. È già tutto pronto in cucina e adesso darò un'occhiata alla corrispondenza. Oh, ho dimenticato di dire in cucina di preparare un po' di limonata. Non ti preoccupare, vado a dirglielo io, mamma. Non riesci a nascondere che adesso sei una donna felice. Come potrei nasconderlo, se lo sono? Lo sai, mamma, in certi momenti non riesco a crederlo. E questa notte mi sono svegliata molto agitata, perché ho creduto che fosse soltanto un sogno. Lo stesso che si è ripetuto per tanti anni. Ma adesso che vedo le mie figlie, mi convinco che è una realtà. Perciò sono così felice, mamma. Felicissima. Andiamo, cara. La cara che van a poner mi abuelito y Osvaldo cuando te vean. ¿Qué vas a decirle a Osvaldo? La verdad. ¿Por qué voy a ocultarle nada? Porque al contarle todo, don Julio quedará muy mal parado. No digas tu abuelo, que también es tu abuelo. Sí, pobrecito. Pero ni remedio. Tienes razón. No debo echarle tierra a mi pobre abuelo. ¿Qué te parece si les decimos que de recién nacida te robaron los gitanos? No digas eso, Luisa. En la misma forma en que tú quieres a tu abuelo, yo quiero a los míos, a los Rom. Y no permitiré que los culpen de nada. Cuando ellos me dieron todo su amor y sus cuidados. Perdóname, Yesenia. Quise molestarte. Entonces les diremos a todos la verdad. Perdóname, Tommy. No debí haberte gritado. Deben ser mi abuelito y Osvaldo. Voy a mi recama a arreglarme. Sí, porque será mejor que hagas una entrada espectacular. Ahora que llegue. Luisita! Nonnino! Amore mio, come stai? Che eleganza! Come stai? Come dal giorno che ti ho conosciuta. Felice. Buonasera. Marisela. Come state, Don Ron? Come va, Ron? Benvenuto, Osvaldo. Buonasera, signora. No, grazie. Si può sapere qualcosa su quel messaggio tanto misterioso che ci hai mandato? Ancora no, nonnino. Ancora no. Già, siamo piuttosto curiosi di questa sorpresa che ci hai preparato. Vi farà cadere stecchiti. Ah, bene, allora sarà meglio che mi sieda. E Julio dov'è? Non si sente molto bene. Però ha detto che ci raggiungerà al momento di andare a tavola. Eh beh, è la vecchiaia. E invece guardate me, sempre brillante. Adesso via, Luisita, non tenerci sulle spine. Non ci potresti anticipare qualcosa sulla tua sorpresa? Sì, qualcosa. Da qui a qualche momento vi presenterò una persona molto importante. Davvero? Forse è l'ambasciatore della Cina o qualche conte della Russia zarista? È qualcuno molto più importante. Oh! Io vi voglio presentare mia sorella. Sì, proprio così, nonnino. Mia sorella. Che anche se non ha il sangue dei Moncada, è una labastida. Non mi hai mai detto di avere una sorella. Perché non ne ero a conoscenza, fino a ieri. Io sì, lo sapevo. Lo sapevate? Sì, Marisela. Tempo fa tuo padre mi ha raccontato tutto e so che lui ha sofferto quanto te.
Ora voglio bene a mia madre più che mai. Mia sorella è sua figlia, ma non di mio padre, Osvaldo. Se avete qualcosa da dire, ditela. Che potrei dire, signora? Dico solo che mi unisco a questa aria di felicità che regna in questa casa. Ero sicura che avresti capito. Per questo io ti amo. Sei intelligente e buono. E la vedrete, è molto più bella di me. Anzi, sarò gelosa se la guarderai troppo. Madonna dei Gorgios, dammi tu la forza per affrontare Osvaldo. Voglio riaverlo al mio fianco. Pretendo quello che è mio. E anche se Luisita è mia sorella, non voglio permetterle di sposare l'uomo che io amo. È per questo che sono qui. Avanti. Yesenia, vorrei parlare con te. Ma sta tardando troppo. Vado a vedere che succede. Vi presento mia sorella, Yesenia. Yesenia, vorrei presentarti il mio adorato nonno Roman Moncada, al quale io voglio un bene immenso. Molto lieto. Ma è veramente lieto, signor Moncada? E questo è l'uomo più adorabile e più affascinante del creato, Osvaldo Moncada, il mio fidanzato. Beh, che te ne pare di mia sorella? Non vi avevo detto che la sorpresa gli avrebbe tolto la parola. Scusate, sono onorato. E per te, Yesenia, non è una sorpresa vedere che il mio fidanzato è tanto bello? No, Luisa. No, non ne sono sorpresa perché sia il tuo caro nonnino Roman che il capitano Moncada li conoscevo già. Tu li hai già conosciuti? Ma dove? Non mi ricordo. Però ci siamo già incontrati. O no, signor Moncada? No. No, credo di no. Che strano. Eppure la vostra faccia mi risulta molto familiare. Può essere una somiglianza. E Osvaldo, dov'è che l'hai conosciuto? È passato del tempo e magari lui neanche si ricorda più. Su, dici, Osvaldo, ti ricordi di aver conosciuto Yesenia? Sì, Luisa. Sì, me lo ricordo perfettamente. Ma dove vi siete incontrati? A Veracruz. Il capitano venne insieme ad altri suoi amici all'accampamento gitano, dove mi chiese di ballare per loro. E devo dire che fu molto generoso, mi ripagò più che largamente. Ve lo ricordate, vero? Sì, lo ricordo benissimo. Che memoria eccezionale che avete. Gliel'hai letta la mano? Sì. Credo di avergli detto che avrebbe perso la sua felicità per colpa di quelli della sua razza.
Beh, come vedi ti sei sbagliata. Perché adesso Osvaldo è molto felice. Siete felice, capitano? Sì. Sì, sì, certo. Benvenuta, Yesenia. Grazie, capitano. Chiamalo Osvaldo. Ormai è tuo cognato, no? Bene, mia madre e io abbiamo pensato che la testimone alle nozze potrebbe essere Yesenia. Che ve ne pare? Io lo trovo meraviglioso. Che ne dici, Yesenia? Farò come desideri, Luisa. E come desidera Osvaldo. Sì, sì, certo, a me sta bene. Scusatemi, non mi sento bene. Nonnino, ma che cos'è? Niente, niente, cara, è il solito mio disturbo ai polmoni. Preferirei tornare a casa e prendermi la mia medicina. Vi chiedo di scusarmi. Quella non morde. Yesenia. Non mi toccare. Perché sei tornata nella mia vita? Perché? Sarebbe stato molto meglio se non ti avessi più rivista. Non è certo colpa mia se faccio parte di questa famiglia e se sono la sorellastra della tua fidanzata. Sembra che gli spiriti non vogliano vederci riuniti. Yesenia... Non dire niente, Osvaldo. Lo so, vuoi bene a Luisa. Tanto che hai deciso di sposarti con lei. Voglio bene a Luisa, però non l'amo. Allora perché la vuoi sposare? Sono stato costretto, te l'ho già detto l'altra volta. Un giorno saprai il motivo e forse mi comprenderai. Non comprenderò mai il fatto che tu mi abbia tradito pur dicendo che mi ami e che ti vuoi sposare con un'altra. Vorresti averci entrambe. Certo ti piacerebbe. No, Yesenia. So di averti persa. Però rivederti, sentirti vicina, mi hai riempito il cuore di amore, ma anche di rabbia e di disperazione. Io non lo capisco. No, e non lo capirai mai. Ti prego solo di non dubitare di essere l'unica donna alla quale... Osvaldo, sta attento, potrebbero vederci. Yesenia, non riesco più a sopportare questa situazione. La vita non può essere così crudele con noi. Ce ne dobbiamo andare immediatamente e molto lontano, dove nessuno può trovarci. No, Osvaldo, io non posso farlo questo. Come? Non hai detto che sei venuta qui per me? Sì, però adesso le cose sono cambiate. Prima io non lo sapevo della malattia. Ma non possiamo sacrificarci per gli altri. No, Osvaldo. Era già scritto nelle stelle che noi due non potessimo mai più tornare insieme. E dobbiamo accettare il nostro destino. Resterai. Luisa mi ha detto che... Che voglio ritornare con i Ramos? Sì, Osvaldo. Ma prima di andare... Vorrei accontentare mia sorella e perciò resterò fino al giorno delle nozze. L'indomani farò il ritorno all'accampamento e non vorrò più saperne niente di tutti quanti voi, Gorgios. Yesenia, ti amo, non voglio perderti. Te l'ho già detto, Osvaldo. Questo è il nostro destino e non possiamo fare niente per cambiarlo. Yesenia, che ti succede? Stai piangendo. Perché? Dimmi, Yesenia. È una cosa che non ti riguarda. Vattene da qui. Vattene. Posso aiutarti? No. Non c'è nessuno che mi può aiutare. Vattene. Non mi scacciare. Siamo sorelle e io ti voglio bene. Ma io non te ne voglio.
Siamo sorelle per caso e non per scelta. E tra noi non c'è nessun legame sentimentale che ci unisce. Nessuno. Sì, tu hai ragione a provare del rancore per me. Mi sono presa anche la tua parte di affetto. Però io ti giuro che se potessi ripagarti in qualche maniera di tutti gli anni che tu sei stata lontana dalla tua famiglia. La mia famiglia è quella dei gitani. Lascia che ti aiuti, Yesenia. Levati dai piedi! Lasciami in pace! Vattene! Sparisci! Sì. Mamma! Ti ho chiamata mamma perché lo sei. Però è proprio per questo che dovresti capire che io non mi posso fermare in questa casa. Figlia mia. Ti voglio bene, mamma. E anche a mia sorella. Desidero la sua felicità. Soprattutto ora che so qual è la verità. Adesso comprendo e perdono Osvaldo. Però il mio posto non è questo. Non lo è mai stato, mamma. E quindi intendi rinunciare al tuo amore per lasciarlo a tua sorella? Sì, lei ne ha più bisogno di me. Perché i buoni spiriti l'hanno ormai abbandonata. Figlia, ti ho ritrovata solo per vederti andare via da me. Ma non mi perderai, mamma. È solo che non vivremo insieme. Addio, mamma. Yesenia. Lasciati dare la mia benedizione. E lascia che io ti dimostri l'enorme gratitudine che provo per questo tuo grande sacrificio. Preocupes, hija, yo iré a avisar a los tuyos. Por favor, avísale al señor Román Moncada, aquí en la calle González 87. Voy corriendo. ¡Ay! Oiga, ¿y usted dónde vive? En la misma calle, en el 105, señora. 105 y 87, vuelvo. Oigan, me la cuidan, ¿eh? Porque es hermana de mi nieta. Claro que sí. Muchas gracias. Lo acompaño, doctora. Thank you.
en la sala de tu casa. Yo te adoro. No sufras, abuelito. Este desmayo me vino por la impresión. Pero ya estoy recuperada. Así son las cosas. Hay que saber aceptarlas. Hija. Osvaldo. Quiso a Yesenia, pero en otro tiempo. Ahora ya. No, abuelito. Sé que aún se ama. Y ella lo adora. Lo sé. Ahora comprendo muchas cosas. Thank you.